Cari amici di Vita Trentina, ben trovati anche oggi con le nostre risposte creative. C'è una casa nel nostro Trentino che è più isolata delle altre, la casa circondariale di Spini di Gardolo, dove si vive da qualche settimana una situazione ancora più grave, ancora più pesante, come si è visto anche nelle altre carceri italiane. Sono venute meno le possibilità di periodici colloqui, ma anche le attività svolte con i volontari che arrivano dall'esterno. E quindi, come dice qualcuno degli operatori, dei volontari, si è paradossalmente arrivati ad una situazione come era 45 anni fa, in cui il carcere non aveva più rapporti con il territorio. Bene, la proposta fatta dall'associazione, dall'APAS, che opera d'intesa anche con il gruppo diocesano dei volontari, è quella di mandare delle lettere ai detenuti. Lo possono fare i volontari che sono già in contatto, ma lo può fare ciascuno di noi. Basta che indirizzi i suoi scritti, vi diamo l'indirizzo appunto ad APAS, via Santa Maria Maddalena 11 38 122 Trento. L'indirizzo lo trovate anche su Vita Trentina. Una lettera in cui parlare da cuore a cuore per infondere serenità, semplicemente per fare compagnia. E chissà che da questo rapporto epistolare un po' d'altri tempi non nasca anche un'amicizia nuova. Con questo vi ringrazio, ci risentiamo domani per una nuova risposta creativa.